Tragedia a Montecchio, una donna di 52 anni trovata morta in casa, disposta all'autopsia per far luce sulle cause del decesso. Si ribalta con l'ape, finisce contro un'auto in sosta, ferito un 80enne estratto dalle lamiere. Il certificato verde è il primo passo verso un controllo totale e tecnocratico, l'allarme dello scrittore Andrea Bizzocchi che lancia un appello, uniamoci, è una guerra tra poveri. Covid nelle Marche, il dato dei contagi resta costante, ma il 35% dei nuovi positivi è vaccinato. L'assessore Saltamartini commenta, la tesi dell'immunità di gregge sta vacillando. Da oggi su Amazon la nuova vetrina Made in Italy con i prodotti marchigiani, firmato un protocollo con la regione per supportare le piccole e medie imprese. Dopo Carrara è la volta del Parco di Rosciano, 5 nuovi giochi, tavoli, cestini e via le barriere architettoniche nel segno dell'inclusività. L'assessore Brunori annuncia anche la riqualificazione della piazzetta di Fano 2. Buonasera e benvenuti al telegiornale Occhio alla Notizia. Apriamo l'edizione con la tragedia avvenuta a Montecchio di Vallefoglia, dove Katia Angelini, 52 anni, è stata trovata morta, riversa sul letto nella sua abitazione. La donna era conosciuta in paese per aver gestito insieme all'ex marito e al figlio l'autolavaggio Diamante. Il dramma è accaduto ieri sera intorno all'ora di cena, quando la madre con cui viveva ha ritrovato il corpo senza vita della donna. Tempestivo l'intervento del 118 che purtroppo ha constatato il decesso di Katia. L'autopsia prevista per domani farà chiarezza sulle cause della morte. Ancora cronaca, un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9 a Carrara di Fano. Secondo i rilievi, un 80enne fanese alla guida di un'ape Piaggio stava percorrendo la Flaminia in direzione Monte, quando, arrivato all'intersezione con Via Ticino, ha svoltato a sinistra ribaltandosi e finendo contro un'auto in sosta. I vigili del fuoco hanno tagliato l'abitacolo dell'ape per estrarre l'80enne dalle lamiere. L'anziano, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso del Santa Croce. Sul posto anche la polizia locale. Ed ora passiamo all'intervista che abbiamo realizzato al fanese Andrea Bizzocchi, autore di 15 libri. Lo scrittore ha detto la sua sul certificato verde, che ritiene discriminatorio ma anche il primo passo verso il controllo dell'umanità. Sentite. Il Green Pass continua a dividere, c'è chi lo ritiene giusto anche nei luoghi di lavoro e chi invece sostiene sia discriminatorio, una versione quest'ultima condivisa da Andrea Bizzocchi, fanese di 52 anni, autore di 15 libri e ricercatore di tematiche legate all'informazione libera e in particolare alla manipolazione e alle operazioni di ingegneria sociale che hanno l'intento di creare, secondo lui, un nuovo ordine mondiale. Questo obbligo è certamente una forma di ricatto per indurre alla vaccinazione, ma questa è solo una prima parte e non voglio dire che non sia importante, ma forse quasi in un certo senso tutto sommato secondaria. C'è una forma di discriminazione che peraltro è vietata sia dalla delibera 253 del 2021 del regolamento europeo, che dice che che le persone che non sono vaccinate non devono essere discriminate. Mi si può ribattere che uno non è discriminato perché se si va a fare i tamponi, però capiamo bene che è una forma di ricatto nonché di obbligo, tecnicamente si chiama obbligo indiretto, perché uno deve andare a farsi i tamponi ogni 2 giorni, paga 15 euro ogni volta, perdita di tempo, stress, tensione, tutto quello che vogliamo. Andrea poi ha spiegato anche le altre finalità del lasciapassare imposto dal governo, che ha dichiarato aprono scenari inquietanti. Secondo lo scrittore, nel codice a barre bidimensionale legato alla carta verde andranno ad unirsi la patente, la tessera sanitaria, il passaporto, il conto corrente e non solo. Questo QR code nel quale andrà a confluire tutta la nostra, di fatto la nostra persona, verrà poi applicato ad un sistema di credito sociale sullo stampo di quello cinese già esistente, quindi queste non sono le fantasie né mie né di tanti altri come me che fanno opera di ricerca e poi di divulgazione. Per chi non lo sapesse, il sistema di credito sociale ti dice che se tu passi con il rosso io ti tolgo 20 punti dal QR code e può starci ed è giusto, fai un'altra cosa che non va bene ti tolgo altri punti e va bene, critichi o perlomeno metti in dubbio, non lo so, la narrativa ufficiale dominante del governo eccetera, ti tolgo 500 punti e così via. Quindi c'è un sistema di punti, mentre se ti attieni alle direttive io ti do dei punti. Tutto questo, ha proseguito
detto Bizzocchi, servirà per un controllo totale e poi ha ribadito questi sistemi nel mondo esistono già. Nel momento in cui il QR legato alla tua persona viene bloccato perché sei andato sotto con il punteggio, ti possono bloccare il conto in banca, ti possono impedire di andare al supermercato, di fare viaggi, di qualunque cosa. La vendono come tutto e come sempre, come una cosa quasi di libertà, mentre io ci vedo una schiavizzazione totale dell'essere umano, purtroppo. E dunque quale società ci aspetta? Mi viene da dire che è una società di controllo tecnocratico. Ormai attraverso gli strumenti tecnologici è possibile controllare assolutamente tutto, e quindi voi capite che i margini di manovra, ma per vivere liberamente, non per fare chissà che, verranno terribilmente ridotti. È una società che io definirei disumana e controumana. E c'è un messaggio che vuole lanciare i nostri telespettatori? Sì, il messaggio è di mantenere sempre comunque la conoscenza, secondo me è fondamentale, perché è il primo passo, e poi ci vuole anche un po' di azione. La cosa fondamentale è che la gente si unisca, si riunisca, ricreiamo relazioni tra di noi. Dobbiamo cercare di capire che la guerra è sempre tra poveri, quindi non dobbiamo fare la guerra al no-vax o al pro-vax, eccetera, ma tra di noi, anche se abbiamo opinioni differenti, e questo va benissimo e ci sta, dobbiamo cercare di appunto trovare forme di contatto, di relazione tra di noi, per costruire, io credo, un mondo parallelo in tanti ambiti, che può essere quello medico, può essere quello educativo scolastico, può essere quello lavorativo e così via. Poi ognuno è giusto che si crei la propria opinione in qualunque ambito, in qualunque aspetto, però è giusto dare voce a tutte le voci, ancorché discordanti. È l'unico modo in cui un cittadino può farsi una propria opinione. Sono due decessi legati al coronavirus che si sono verificati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Le vittime sono due donne, una 93enne residente ad Arcevia e un'anziana di 88 anni di Civitanova Marche. I nuovi positivi sono 105, la provincia più colpita è quella di Ancona con 29 casi, mentre a Pesaro e Urbino se ne contano 24. Infine, negli ospedali della regione i ricoveri salgono a 59, 4 in più rispetto a ieri. Aumenta leggermente sia il numero dei pazienti in terapia intensiva sia i degenti in semi-intensiva. Il dato dei contagi nelle Marche è costante, ma aumentano i positivi tra chi ha ricevuto il siero anti-Covid. Ormai i vaccinati che risultano positivi sono il 35% dei nuovi casi. Lo ha riferito l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, che ha aggiunto: la tesi dell'immunità di gregge o di massa sta vacillando, i vaccini hanno un'efficacia non superiore ai 6 mesi. Abbiamo proceduto ad avviare la somministrazione della terza dose al personale sanitario a partire da ieri e a implementare nelle RSA. In questo momento ci sono due importanti focolai in strutture residenziali per anziani a Rosora, nell'Anconetano, e a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Nella prima ci sono stati anche decessi, che sarebbero 5, mentre nella seconda ci sono 50 positivi, di cui 5 con sintomi gravi. Sollecito tutti, ha concluso l'assessore, a far comprendere che se le persone hanno già ottenuto l'inoculazione di due dosi, la terza è semplicemente per rafforzare la difesa immunitaria. E domani Saltamartini sarà a Fano per parlare del nuovo piano sociosanitario. All'incontro, che si terrà alle ore 17 al Teatro della Fortuna, parteciperanno i sindaci dell'ambito territoriale sociale 6 e 7, i rappresentanti dei sindacati e altre associazioni del territorio. A Pesaro invece l'azienda ospedaliera Marche Nord nell'ultimo mese ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali. Abbiamo fatto il punto con il dottore Edoardo Berselli, lo ha intervistato Angelica Panzeri. L'azienda Marche Nord di Pesaro eccelle nelle classifiche e ottiene diversi riconoscimenti nazionali e internazionali per i suoi reparti. Vanno forti soprattutto la neurochirurgia, la pediatria e la gastroenterologia. A spiegarlo ai nostri microfoni il dottor Edoardo Berselli, direttore sanitario della stessa azienda ospedaliera. Su Newsweek, dove è una delle fonti appunto prestigiose, quindi stiamo parlando di una classifica mondiale, ben 4 specialità sono state citate tra le prime nel mondo. Quindi, oltre alla neurochirurgia, abbiamo citato la pediatria, abbiamo la gastroenterologia e abbiamo l'ortopedia. Quindi sono 4 addirittura specialità.
A livello nazionale c'è stata un'altra classifica molto importante che si chiama Oncoguida, e in realtà anche questa è molto prestigiosa perché va a valutare in tutta la struttura nazionale, in tutte le strutture, quelle che sono le strutture di eccellenza. E l'eccellenza è data dal fatto di fare grande casistica e di farla con pochi rischi per i pazienti, quindi numeri e qualità delle prestazioni erogate. Tenete presente che questa certificazione nasce dalla lettura dei dati clinici, quindi di tutte le schede di dimissione ospedaliera. Non sono sondaggi, non sono opinioni, ma sono dati oggettivi recuperati dal Ministero della Salute. Quindi abbiamo ancora la gastroenterologia, la chirurgia, la urologia, abbiamo l'otorinolaringoiatria, la nostra breast unit, che tra l'altro viene citato su due presidi, perché in realtà, oltre a essere su Marche Nord, fa ottenere il bollino verde anche all'ospedale di Urbino, perché il nostro chirurgo, la nostra breast unit, opera sull'ospedale di Urbino. Riconoscimenti che soddisfano i vertici dell'azienda, ancora in prima linea con tutto il suo team di professionisti nella lotta al Covid. Se così non fosse, non avremmo retto al periodo di massimo afflusso. Il fatto di essere riusciti a gestire per mesi, e ormai sono quasi 2 anni che teniamo fronte a queste richieste dei cittadini, e soprattutto nel primo periodo questo siamo riusciti a farlo perché è un'azienda che lavora con organizzazione, tant'è vero che non abbiamo mai pensato di improvvisare le cose, ma da subito abbiamo organizzato un'unità di crisi, abbiamo messo attorno a un tavolo i professionisti, abbiamo costruito delle linee guida dove linee guida non c'erano, cercando di sperimentare i farmaci migliori, le strategie e l'organizzazione migliore di queste strutture. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 8.30 a Senigallia, lungo la strada statale Corinaldese, per un incidente che ha coinvolto 2 auto. Il 118 ha trasportato entrambi i conducenti al pronto soccorso di Senigallia, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza la zona dell'intervento. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. È stata siglata un'intesa tra la Regione Marche e Amazon per sostenere le piccole e medie imprese. Da oggi sulla vetrina Made in Italy c'è una nuova sezione dedicata alle eccellenze del nostro territorio e che ha l'obiettivo di promuovere i prodotti in Italia e all'estero. I prodotti marchigiani a portata di click. A partire da oggi oltre 6.000 tipicità sono disponibili in una sezione dedicata nella vetrina Amazon Made in Italy, una selezione di eccellenze che spazia dalle specialità enogastronomiche alla moda, compreso il distretto calzaturiero, fino ai prodotti artigianali o di design realizzati a mano. Sono oltre 500 le piccole e medie imprese delle Marche che vendono i propri prodotti su Amazon.it, e di queste circa 100 fanno già parte della vetrina online, riuscendo così a raggiungere clienti in Italia e all'estero. Un importante progetto frutto di un'intesa siglata dalla Regione e dal colosso del commercio, e che prevede anche attività di promozione e di formazione digitale. Significa creare un marketplace virtuale, ma sicuramente un'opportunità per gli imprenditori che ovviamente vogliono cogliere questa straordinaria occasione. Andando sulla vetrina si potrà compilare un form di manifestazione di interesse, quindi chiunque ha dei prodotti che vuole vendere nel mondo, grazie ad Amazon, avrà una vetrina dedicata, e grazie alla Regione Marche che ha firmato questo protocollo d'intesa. Ci manca la capacità di arrivare sui mercati ad alto valore aggiunto, ha poi detto in conferenza il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico Mirko Carloni. La pandemia ha proseguito, ha cambiato le abitudini commerciali degli italiani e i consumatori si rivolgono sempre più ai canali digitali. Amazon ha lanciato la nuova sezione anche grazie al contributo che deriva dal più ampio accordo di collaborazione con ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Nel 2020 i compratori online sono stati circa 2,7 miliardi, un bacino importante con una crescita media annua prevista del 12% per i prossimi 5 anni. Il valore di tutte le transazioni digitali, inclusi i servizi, nel nostro paese ha raggiunto i 39 miliardi. È evidente che l'impresa deve accompagnare questa trasformazione del comportamento del consumatore, attrezzandosi anche sui canali digitali. E questo accordo ci consente di dare una visibilità ai prodotti delle imprese marchigiane in tutti i mercati dove noi operiamo, in Europa, in Spagna, in Francia, in Germania, negli Stati Uniti e poi Giappone e Emirati Arabi.
E a portare la sua testimonianza questa mattina è stato Alessio Adamo, contitolare di un'azienda di Castelfidardo in provincia di Ancona che ha 45 dipendenti e che si occupa di prodotti casalinghi in plastica. Grazie alle vendite online il fatturato annuo è balzato del 2000% e nel giro di 3 anni sono passati da un ricavo di 20-30 mila euro a 1,5 milioni di euro. Oggi tutti muniti di dispositivi quali telefonini o tablet hanno un rapido accesso a quello che è un prodotto o a tutto quello che riguarda un confronto di prezzi o una ricerca di qualcosa. Quindi oggi non possiamo come azienda esimerci dall'essere presenti sul commercio digitale in qualità di produttori, quindi portare avanti questa testimonianza oggi è una cosa bellissima, perché essere presenti sui marketplace vuol dire far conoscere il proprio marchio e portare il Made in Italy nel mondo. Molte persone adottano la pandemia come una scusa, secondo me. Nella realtà questo passaggio era d'obbligo. Sicuramente il proseguo del mercato digitale sarà sempre più avanzato, andremo sempre più avanti verso questo mercato di cui ormai le persone ne hanno fatto un'abitudine, un uso e costume quotidiano. A primavera partiranno i lavori al Parco Rivera a Rosciano di Fano, che diventerà accessibile a tutti. L'assessore Barbara Brunori annuncia anche la riqualificazione della piazzetta di Fano 2, ma sentiamo tutti i particolari nel servizio che è stato realizzato da Filippo Pucci. Continuano da parte dell'amministrazione comunale gli interventi ai principali parchi pubblici di Fano. Dopo l'inaugurazione del parco di Carrara avvenuta lo scorso giugno, ora occhi puntati su un altro quartiere popoloso della città. Siamo lungo Parco Rivera di Rosciano. A partire dalla prossima primavera in quest'area verde verranno montati dei nuovi giochi inclusivi per i bambini del quartiere e altre installazioni. A spiegarci nel dettaglio gli interventi è l'assessore al decoro urbano Barbara Brunori. A settembre, con l'ultima variazione di bilancio significativa dei 7 milioni di euro, abbiamo previsto delle risorse anche per la realizzazione di un nuovo parco inclusivo, un parco per tutti, proprio perché la nostra città vuole essere accessibile a tutti. In questo caso parliamo del parco di Rosciano, dove vedete ad oggi non c'è niente, nessuna installazione, ci saranno 5 nuovi giochi, tra cui un'altalena, una giostra, un'arrampicata, dei giochi sensoriali con tanto di tappeto antitrauma. Ogni gioco potrà essere giocato da bambini sia normodotati che con disabilità, per cui vogliamo proprio evidenziare questa inclusione sociale che favorisce il diritto al gioco, una cosa molto importante. Inoltre, ha aggiunto l'assessore, verranno installati nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti, panchine, tavoli inclusivi per ospitare famiglie e bambini in carrozzina, punti luce e una nuova fontana. L'impianto di videosorveglianza, naturalmente provvederemo a predisporre un piano alla prefettura, perché solo la prefettura ci può autorizzare naturalmente queste installazioni, per cui ci sentiamo molto soddisfatti. Il prossimo intervento invece riguarderà il quartiere di Fano 2, più esattamente in Piazza Capuana. Abbiamo previsto, assieme ai residenti con i quali ho avuto più incontri, di fare un'area proprio dove mettere a disposizione una fioriera, quindi un'area vegetativa completamente diversa, anche con una riqualificazione degli arredi adiacenti, che provvederemo con i tecnici a programmare al più presto. Abbiamo già fatto dei sopralluoghi, ma il lavoro è complesso perché lì necessita di una bonifica proprio anche di tutta quella che è la parte della vasca. È iniziata domenica scorsa la 56esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, 8 giorni di gusto ed eventi tra cooking show con chef stellati, mostre e spettacoli. Il servizio di Letizia Marchionni. Un'eccellenza nazionale che trova nelle Marche uno degli ambiti più vocati alla sua produzione e raccolta. Con queste parole il presidente della regione, Francesco Acquaroli, ha descritto il tartufo in occasione dell'apertura avvenuta lo scorso 24 ottobre della 56esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Un itinerario del gusto che si snoda in alcuni luoghi simbolo della cittadina, a partire da Piazza Enrico Mattei, e che proseguirà nei giorni 30 e 31 ottobre e 1, 6, 7, 13
13 e 14 novembre, celebrando il reincontrastato della tavola. All'inaugurazione della Fiera Nazionale era presente anche il vicepresidente della Regione Mirko Carloni, assieme agli assessori regionali Francesco Baldelli e Stefano Guzzi e dal prefetto della provincia di Pesaro e Urbino, Tommaso Ricciardi. Un'opportunità per promuovere la nostra regione, ma soprattutto per promuovere un'eccellenza marchigiana, ha commentato Acquaroli. Crediamo fortemente che per il tramite di una valorizzazione dei prodotti del territorio si possa meglio identificare quello che può essere il ruolo della nostra regione in un circuito nazionale e internazionale. Il turismo rappresenta un'opportunità, un biglietto da visita per il territorio e abbiamo tante tipologie di turismo che possono essere promosse, tra cui quello enogastronomico legato ai prodotti del territorio. Io credo che dalla fiera di oggi, dopo 56 anni, noi ereditiamo un patrimonio agroalimentare come questo, come il tartufo. Abbiamo un centro di ricerca a Sant'Angelo in Vado dedicato al tartufo, c'è tanta sapienza, competenza. Alla nostra generazione spetta il compito di valorizzare questo prodotto, farlo diventare un'occasione di promozione e di accoglienza. Ecco, le regioni come la nostra hanno una prospettiva nella misura in cui sanno valorizzare ciò che hanno. Partita il 24 ottobre, la Fiera Nazionale porta il tartufo bianco, grande protagonista, all'interno di un nuovo format che prevede più di 50 eventi tra cooking show di coloro che hanno reso famosa la cucina italiana e marchigiana, presentazioni di libri, mostre che ripercorrono la storia di Acqualagna e laboratori ludici come A caccia di tartufo e Le mani in pasta dedicati a bambini e famiglie. Il primo novembre sarà Enzo Iacchetti, volto storico del programma TV Striscia la Notizia, a intrattenere il pubblico della Fiera di Acqualagna con il suo show solidale. Domenica 7 invece sarà la volta del grande chef Moreno Cedroni, che riceverà il premio Ruscella d'Oro, mentre il 14 novembre sarà consegnato il premio Enrico Mattei, edizione 2021, all'imprenditore che ha fatto crescere il territorio a livello economico, sociale e culturale. A fare gli onori di casa all'apertura della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco era presente il sindaco di Acqualagna, Luca Lisi. Siamo ripartiremo alla grande, anche perché l'organizzazione è stata curata nei minimi particolari. Difatti abbiamo garantito l'accesso dei visitatori in maniera molto attenta nel rispetto delle normative. Abbiamo diviso l'area ristorazione dall'area tartufi perché abbiamo lasciato lo spazio a quello che è il re della tavola, cioè il tartufo. La nostra piazza, nella nostra piazza Mattei, abbiamo solo tartufi. Tutto il resto è di contorno. Chiaramente per gustare il nostro tartufo venite pure in Acqualagna, abbiamo gli spazi dedicati ai ristoratori e ai ristoranti in primis. E durante l'evento la Confartigianato ha premiato 4 aziende del territorio che si sono distinte nel periodo della pandemia. Prosegue e si rinnova la collaborazione tra Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro Urbino e Comuni di Acqualagna per la Fiera Nazionale del Tartufo. L'obiettivo è quello di sostenere l'evento e quindi sia il comparto del tartufo sia il settore ristorativo e turistico ricettivo per il rilancio dell'economia. Domenica scorsa, durante la cerimonia inaugurale, il segretario Marco Pierpaoli è salito sul palco a nome dell'associazione di categoria per premiare alcune aziende del territorio. E oggi abbiamo un segnale positivo, un inizio di ripartenza di una pseudo normalità. Confartigianato da 2016 è presente a questa iniziativa di valenza nazionale che giudichiamo veramente bene nella logica di promuovere il nostro territorio. Crediamo che vadano valorizzate le imprese. Qua ad Acqualagna abbiamo delle eccellenze di livello internazionale, quindi l'idea è quella di far conoscere il nostro territorio, le nostre eccellenze, la contaminazione, quindi anche con l'artigianato, e quindi questa è l'occasione di premiare 4 realtà che si sono distinte in questa pandemia non solo nel saper presagire il cambiamento in tempi veloci, ma soprattutto sapendo sfruttare una risorsa, quella del tartufo, abbinandola alla trasformazione ma anche alla somministrazione, quindi un'innovazione, quello che noi chiediamo alle imprese, sono un buon esempio anche per tutte le nostre imprese associate. Dopo l'inaugurazione della fiera è seguito un altro taglio del nastro, quello dello spazio espositivo di Confartigianato per la promozione degli artigiani del circuito della Via Maestra.
tra i driver c'è assolutamente l'artigianato artistico che oggi presentiamo nel nostro stand espositivo La Via Maestra, che è un progetto intersettoriale, cioè si articola sia negli aspetti digital, perché abbiamo il portale La Via Maestra, un portale web per presentare sia l'artigianato artistico ed enogastronomico come altra eccellenza ovviamente del nostro territorio, e l'altra articolazione del progetto La Via Maestra è un'articolazione di carattere fisico, perché abbiamo un emporium La Via Maestra che è un negozio sostanzialmente, è un presidio fisico dove noi proponiamo tutte le eccellenze. Qui abbiamo una rappresentanza di quelle che sono le peculiarità del nostro artigianato artistico di Ancona, Pesaro Urbino e della Regione Marche, e quindi vogliamo dare ampio spazio a questo tipo di eccellenze e anche alle maestranze che stanno dietro ai prodotti, perché i prodotti molto spesso calcano l'anima di chi poi si occupa della loro produzione, sia con la mente che con le mani che con il cuore. Queste sono è la passione quindi dell'artigianato che noi vogliamo proporre al pubblico e ai turisti che ci vengono a trovare qua a Pesaro e nella provincia di Pesaro Urbino e Ancona. E tutte le informazioni legate alla fiera del tartufo ad Acqualagna le troverete sul nostro sito occhioallanotizia.it. Rimanete sintonizzati perché subito dopo il telegiornale trasmetteremo uno speciale dedicato al focus sul turismo, e lo ha condotto Davide Cecchini. Buona visione, arrivederci a domani.